VAR. Allora, ok, iniziamo il match serio e vediamo Gioffo che fa APB, subito recupera ma viene intercettato dal left tilt di Evelyn. Gioffo parte la combo, Gioffo droppa la combo. Nel frattempo resetta il neutro. Alberto scelta, doppio da scelta a pazzo da parte di... situazione di ledge, sai di B da ledge, quanto fa brutto, il gioco è proprio stupido. Dietreggia, è Kazuya. Ma lui non è Kazuya, è Geoffo. Guardalo, è alto, capelli neri. Downfrost, situazione di Edgeguard. Up B, get up attack. Guarda come pazzo, corre tantissimo. No, quello era un miss input sicuro, non voleva fare il calcio. Electric e missa la combo, droppa la combo, peccato. Down for dash attack, la solita combo di Evelyn. F-tilt, madonna quanti danni ha fatto Evelyn, è stato bravissimo. Gioffo parte col doppio pummel, grab, crouch dash, cerca di sguardare, F-tilt. Piacere, sono Francesco. Piacere, sono Francesco Gioffo. È appena entrato Francesco in venue. Ah, ecco cosa dobbiamo fare. Francesco Cimarelli. Davvero non so. A posto. Sì. Gioffo ha il cappello? Chi ha il cappello? Fra, ma ascoltami attentamente, ok? Ma Gioffo, tocca o non tocca? Non tocca, te lo dico io. Evelyn non tocca. Invece, Roy nemmeno, Olimar tocca, ok? Tocca. Sì, tocca. Roy non tocca. No, sempre non tocca. Se non tocca una volta, non tocca mai. Raffo Baffo tocca. Sì. Io no. Francesco. No, Francesco. Francesco non tocca. Fra Coru? Nemmeno Coru tocca. No. Gioffo non tocca. Che sequenza. Impazzito, Evelyn. Ops, ho andato per davvero per sbaglio. Sub 13 tocca. Solo sub però, 13 no. Cinque spettatori, tra l'altro, che figata. Spettatore tocca. Spettatori tocca. Sì, anche aspettare. Aspettare pure. Spezia. Sperindei. Marco Sperindei. Marco non, Marco tocca. E anche Sperindei tocca. Quindi Marmarok. Marmarok necessariamente tocca. Io. Dopo ne riparliamo. Evelyn 1-0 intanto. Posso vedere chi è? Vabbè, chi se ne frega. Ferrando. Francesco rimane. Smash tocca. Super tocca. Super Smash Bros. Non tocca, no, non è vero, tocca anche Super Smash Bros. No, bisogna pensarci in gruppo, dai, dopo lo rifacciamo. Me l'aveva fatto Francesco Geoffo a proposito. No. Ventotto. No. Io? Io e basta? No. Oh.
su scudo. Tocca? Sì. F-tilt su scudo. No, forse no. Aspetta, fammici pensare. F-tilt su scudo. Non tocca. Incredibile. Da un B su scudo tocca. Infatti è morto. Cosa? Forward smash. Tocca. Forward smash tocca. Prima ha perso, che tonto. Vabbè, ci sta, Olimar è ancora fresco. Bisogna. Sì, è fresco. Che non arriva la pizza. Ciao Bencio. Sì, ha deciso Olimar. Ormai è il suo nuovo main. Bencio tocca, Bencio tocca. Bencio tocca. No. Ascolta, Baldo tocca. Ma Alessandro non tocca. Baldassarri tocca. Tocco tutto. Tocco tutto, non tocca. Baldo tocca. Io no, non tocca. Ascolta e basta. È molto stupida sta cosa, eh. Davvero non lo fate, per la vostra sanità mentale, non ascoltate. Sì. Ciao. Chat qualche idea? C'è letteralmente Bencio? Ah no, ci sono 5 spettatori. Boh, Bencio e altri suoi 4 amici. Aiutate il povero Coru. Cosa tocca o non tocca? Tirate fuori delle parole, quello che vi viene in mente. E io vi dico se toccano o non toccano. È morto? No. Sì, era quello giusto. Raffobaffo tocca. Mandarino tocca. Raffobaff tocca. È tosta, eh? Da squid, mi sa di no. Da squid, no, non tocca. È incredibile. Se da squid, allora da squid abbiamo detto non tocca. Ok? Neanche da e neanche squid. Ok? Palutena tocca. Oh, comunque sta funzionando sto game. Vediamo se riuscirà. Palutena tocca. Wow, è morta. Va quello blu. Quello blu è quello che ha più note. Sì. No, forse quello viola, ma quello blu ha le note che è migliore nelle grab. Cosa è quello blu? La skin! Effetto speciale. Cosa ho fatto? Non dovevo farlo. Ho premuto un pulsante che non avrei dovuto toccare. Ho toccato, vedi? Ho sbagliato tutto. Tocca non tocca. Francesco non tocca. Francesco Cimarelli però tocca. Cimarelli tocca. È la fine. Quanto stanno? Oddio, chi ha vinto? Assumo che abbia vinto Geoff, ma non ne sono sicuro. Mettiamo intanto uno pari. Perché sì, ha deciso che. Sì. Dove hai sentito questa storia? Ah, sì.
Era il VCA. No, aspetta, sì, il VCA era l'ultimo torneo che c'è stato, sì. E ha perso contro un Oliver, no, ha perso contro un cosa, come si chiama? Un Mega Man, Indito Mega Man, mi sa. E questo Mega Man però faceva super cagare, solo che boh, non so, era Spammava panicato. lui. Spammava, sì, il Leaf Shield. E niente, ne ha traumatizzato. Ma ci sta, cioè, onestamente, i diverti RPG vuole cambiare. Oliver è una bestia di PG, quindi ci sta anche cambiare. Poi, chiaro, in realtà cambiare PG, cambiare me non è, se non è una buonissima idea se è il tuo obiettivo. Oh, che animale! Animale. Animale tocca. Assurdo. Molto figo. Chissà se sarà optimal? Non penso. Però forse in certi casi può funzionare quella cosa, no? Dura tantissimo e la decidi tu quando attivarlo. Ho visto che stavi smambando, mi spiace, capita. Sì e no, dipende. Sì, ci può stare, devi la. Io so per esempio che tipo Palutena, il Lombi, Palutena può fare Nair e lo spike a Roy. Il Nair di Palutena spike, è assurdo. Ma in realtà non solo Roy, anche tipo tutti gli Shoto, fa molto ridere come cosa. Sì. No. Lo butto giù, spaico e basta. È l'effetto meteor molto molto triste, ma accade che cadono giù senza poter fare nulla. Molto strano, sì. Funziona da Dio contro Terry e contro. No, contro Terry nemmeno, dipende. Bisogna farlo veloce però, prima che loro escano fuori con l'hitbox. Di base tradi la loro hitbox con il mio Nair e loro muoiono però, perché sono sotto. E non era, non, la verità è che in realtà non è che io li spaico, li tocco. Li tocco, non tocca. Quindi tocca. Però Tocca visto che li ho fare toccati, danno. loro non possono più fare l'APB. Comunque mi fa ridere la chat. Ma io mi tocca vedere Francesco Olimar. Poi tocco tutto, mandarino. Si è super degenerata la faccenda qui. Sì, chi se ne frega, tanto. Tutti qua odiano Smash Bros. Tanto fa cagare sto gioco, basta. Come Luca io. F Smash. Ha missato. Forse voleva ammazzare il Pikmin. Però non mi sembrava un'ottima idea. Non aveva i Pikmin lì, non può fare niente. Aiuto. Può fare Nair. Boh, esiste. Nel senso, se non l'aveva, cos'altro avrebbe dovuto fare senza Pikmin? No, mattissimo. Sì, dai, l'item è anche peggio. Anche se non sono sicuro. Perché anche l'item lo può usare in certi casi. Questa è brutta per Francesco. Basta anche un F-Tilt e ammazzi qua. Eccolo, modo per cavolo di successo. Vediamo se switcherà o rimane. Prima contro Xuri ho switchato e hanno fatto il ditto. Ditto Brawler, sì. Sì. Se tira fuori il Mi Brawler. Ma secondo me non è un'ottima idea, dovrebbe rimanere. Oh, è massimo Mega Man. Però è giusto anche voler imparare un altro personaggio. E infatti andiamo con FD. Altro scenario, PG gli stessi. Sì, no, è davvero. Gli ha fatto 67 danni. C'è da dire che anche Roy è un trainer, quindi la partita è apertissima. Bella bellissima. È stato pulito lo stesso, non ci posso credere. Ancora parte. Domanda di
No, finisce lì, fa un egresso al cover. E vedi per esempio in queste situazioni cosa pensi, cioè, con Oli, ma lui ancora non sa bene per cosa fisce. Due Pikmin viola, letteralmente morto ogni cosa, morto, ma anche se lo grabbava era morto se prendeva quello blu. Che storia. Ma sai, in effetti, cioè, secondo me non è una buonissima idea giocare contro Oliver, nel senso, ti tira i proiettili e tu non puoi fare multiplayer. No, mi è stato il becchè, Cristo. Counter? Era un up smash quello, bellissimo lì da parte di Mattias. Scarsone o Evelyn, insomma, lui. Bello quello che ha cose successe. È morto. No. Lo rifà. Ma è ottima sta cosa. Io non lo so. Forse è proprio una cosa che è del matchup. O forse che in determinati matchup sono molto floaty, per esempio, può funzionare bene. Non tecca. E lui sarei morto. Ah, sì, sta. Situazione molto tesa. Mamma mia, ho fatto tutte le tutti i fantasmi. Ah, ma con un prendato come eroico, come biasimarlo, insomma, è divertente. Puoi fare. Sono difficili da togliere, eh? Devi avere una mossa incredibilmente forte per toglierli in un istante, tipo il backhand di Ryu, funziona. Anche penso tutte le rail di Ganondorf. O Palutena, per esempio, non posso fare solo Nair. No, devo fare anche un'altra mossa di solito, dipende poi. Davvero? Sono Evenish, ma il vantaggio. Posiziona bello, mamma mia, questo è molto bello quando è morto. Lì è stato però bravissimo Francesco Geoff a fare aspettare pazientemente la spot dodge, perché giustamente non era un true punish quello, quindi ha giocato molto bene. Un altro game 5, non è una buona cosa. Siamo un po' in ritardo. Sono altri 3 match o 4 match, pochi per carità, però se finiscono tutti in fase alla fine. Sì, su Reconnors, sono finiti contro, non so se era da seed, io comunque stamattina ho detto ragazzi guardate la bracket, se non vi piace ditemelo, ma Connors ha detto ci sta, quindi io, boh. Tra l'altro vabbè questo è... Il quarto round, quindi onestamente uno non è che tanto controllo su cosa succederà alla bracket, quindi vabbè. È capitato. Sì, le partite hanno fatto. Siamo pochi purtroppo, quindi. Ha preso up smash da dietro! Io non capisco perché la gente lascia sto scenario a Roy. Oh, secondo me è una pazzia. Beck è morto. Ma come? Jab Back Air. Qua muori a 40 al bordo. Jab Side B. Questa è bordi vicinissimi alla Blaston. Bordi laterali. No, vabbè, ci sta tranquillo. Ma ricorda, d'ora in poi non si picca sto scenario contro Roy. A meno che non sei molto sicuro. Ma io direi per principio non glielo picchi. È migliore di Roy. Ma prima, no? Hai visto, ti ha ucciso col 6B tipo a 50. 6B a 50 ti ha ammazzato, cioè, fuori di testa. E qua la prima stock se la prende... Situazione di Edgar, di Ledgetrap, molto paziente. Tira fuori questi B2. E cosa? Sempre da dietro, ma è assurdo! Quanto è grande quell'hitbox? Che ridere.
Prima ho fatto una cosa stupidissima contro Olimar di Geoffo, gli ho riflesso il Pikmin pesante che gli avevo tirato ed è morto. Il Pikmin viola, c'è troppo ridere. Adesso però dovrebbe fare danni, servirebbe quello giallo, quello Però lo bianco. completa, Che ride! No, però lì lo peccato! completa, fa Lì un era. sacco di danni. Sai che poi se hai i Pikmin vicino, il suo APB non va così lontano. Infatti di solito gli Elmermain li buttano via. È morto, assurdo. Li buttano via subito, appena prima di recuperare, perché così possono muoversi più liberamente. Adesso, ottima sequenza da parte di... Doppio, doppio! Adesso già Becker ammazza, per esempio. Deve stare molto attento qua. È morto. Wow. Opzione fuori di testa da parte di Evelyn che si prende il Gizzet, però è stato molto bravo. Evelyn che sta facendo una run mostruosa. Andiamo subito lì.